Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di approfondimento della redazione di Lemine News Visit Lemine, che ci porta a conoscenza dei membri della giunta comunale di Almenno San Bartolomeo. Oggi siamo in compagnia di Sabrina Castelli, consigliere delegato per i settori trasporti e mobilità, servizio bibliotecario, ecologia e ambiente. Buongiorno Sabrina e grazie per averci concesso l'intervista. Buongiorno a tutti voi e grazie a voi per questa possibilità. Cominciamo come sempre a sapere chi è Sabrina Castelli, prima ancora di essere consigliere delegato. Allora, Sabrina Castelli è una donna di 48 anni, madre di due figli in piena età adolescenziale, trapiantata in quel di Almenno da ormai 19 anni, felice di stare in questa realtà comunale perché ovviamente offre, il nostro territorio offre veramente dei servizi, dei percorsi insomma anche a livello di verde e servizi soprattutto anche in attività sportive e di svago, quindi felicissima veramente di essere in questo territorio. Sabrina, una domanda ora che abbiamo rivolto a tutti. Come hai vissuto la tua esperienza in ambito amministrativo durante il periodo della pandemia? E nell'ambito delle tue deleghe, quale azione hai coordinato insieme ai colleghi della Giunta? Allora, durante il periodo pandemico ho ovviamente dato una mano a 360 gradi da quello che poteva essere insomma l'insacchettamento delle mascherine a distribuire poi effettivamente all'utenza, piuttosto che un aiuto anche alla scuola, visto la mia carica come Presidente del Consiglio d'Istituto, anche nella distribuzione, con l'aiuto anche della Protezione Civile, del materiale scolastico che servivano insomma ai ragazzi che ne erano sprovvisti. Poi ho coordinato e presenziato quello che era la sanificazione delle strade, piuttosto che dei supermercati, delle farmacie, interessato ovviamente dove c'era affollamento. Diciamo che poi anche ho seguito il discorso della biblioteca, perché la biblioteca per ovvi motivi è stata chiusa, però abbiamo cercato di raggiungere insomma l'utenza cercando appunto di fare questo servizio a domicilio. Grazie alla preziosissima collega Moira in biblioteca abbiamo organizzato questa cosa e quindi si arrivava diciamo a destinazione dell'utenza per poter ovviamente dare una continuità anche in tal senso. Infine abbiamo dato la possibilità, visto che c'è stata anche la chiusura della piazzola ecologica, abbiamo dato la possibilità di far sì che ci fosse per un paio di settimane la raccolta a domicilio di quello che erano i materiali, soprattutto gli sfalci, perché andavamo verso il periodo di maggio, quindi le sfalci delle siepi, le potature, eccetera, quindi a domicilio si è andati a raccogliere le utenze e abbiamo dato questa tipologia di servizio. Per quanto concerne l'ambito dei trasporti e viabilità, sappiamo che il territorio di Almenno San Bartolomeo è esteso, complicato, soprattutto dal punto di vista della mobilità per gli anziani, per i genitori, per i bambini in età scolare e per i portatori di disabilità. Quali azioni sono state fatte e avete intenzione di portare a compimento durante questo periodo amministrativo? Allora, devo dire che abbiamo avuto degli incontri pre ovviamente pandemia con la provincia dove si è cercato di spingere ad allungare quello che è l'anello dei trasporti, perché al momento è un anello che si ferma principalmente a Ponte San Pietro ed effettivamente lì c'è l'interscambio. Quando effettivamente se venisse allungato in quello che è Almenno, quindi anche Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, diciamo che sarebbe un servizio che andrebbe ovviamente ad agevolare quelli che sono i nostri cittadini, ma anche i cittadini della valle dall'altra parte, quindi Valle Magna. Detto questo, direi che invece per quanto riguarda il periodo pandemico il discorso dei trasporti su strada è peggiorato, perché effettivamente ha dato una serie di disservizi dovuti al frazionamento soprattutto nelle scuole, degli orari in ingresso, l'orario in uscita, poi effettivamente i gestori dei trasporti non avevano mezzi a sufficienza e quindi questo è stato veramente molto penalizzante. Noi abbiamo cercato sempre di mantenere, come peraltro negli anni, col nostro trasporto locale, invece che noi diamo servizio sia alla scuola elementare che alla scuola media,
un servizio anche per la scuola superiore di secondo grado, perché la nostra parte alta di Almenno diciamo che è un pochino abbandonata da quello che è il trasporto su strada, e quindi con questo noi abbiamo cercato di dare questa continuità che c'è sempre stata nel tempo e abbiamo cercato di mantenerla. Devo dire che siamo uno dei pochissimi comuni che dopo la pandemia ha comunque mantenuto quello che è il discorso del trasporto, mentre in altri paesi è proprio stato abolito del tutto. Noi questo servizio l'abbiamo mantenuto, ma a maggior ragione perché il nostro paese ha una territorialità veramente sparsa e vasta. Esatto. E soprattutto che soprattutto perché anche con il discorso delle scuole medie diamo servizio anche ai paesi limitrofi che sono Barzano e Palazzago, che per quanto riguarda Barzano è abbastanza limitrofo, ma per quanto Palazzago anche loro hanno una conformità paesaggistica abbastanza ampia. E quindi, ripeto, noi si è cercato di proseguire con questa tipologia di servizio, ma anche perché, voglio dire, già le famiglie sono state veramente molto disagiate e quindi sarebbe stato veramente così dannoso in modo ulteriore dover togliere ancora anche questo servizio. Il settore bibliotecario e le sue iniziative hanno subito un rallentamento in tutti i comuni durante il periodo pandemico. E quali soluzioni avete adottato in quei momenti e quali sono le progettualità da sviluppare oggi, 2022, periodo diciamo in cui si spera si comincia un attimo a vivere di più? Di più, sì. Allora, devo dire che al contrario di quanto si possa pensare, le statistiche ci hanno invece rilevato una richiesta di prestito maggiore, soprattutto nel periodo pandemico, quindi devo dire che i risultati sono stati veramente ottimali. È aumentato quello che era il discorso della lettura digitale e, come precedentemente detto nelle domande precedenti, abbiamo attivato questo servizio a domicilio. Inoltre, con il servizio appunto dell'interprestito che abbiamo, e ovviamente ci ha agevolato in questo e ringrazio sempre, abbiamo avuto la possibilità di acquistare questo contenitore che è posto all'esterno della biblioteca, dove in modo insomma non vincolante alle aperture della biblioteca l'utenza può andare e restituire. Devo dire che questa è stata un'ottima scelta, che gli utenti hanno veramente molto ben accettato, perché, come detto prima, non vincolati al discorso delle aperture, degli orari delle aperture, ma anche perché col periodo pandemico ha ovviamente insomma sviluppato un servizio molto agevole nei confronti dell'utenza. Allora, per quanto riguarda le progettualità previste nel 2022, abbiamo ad aprile di quest'anno attivato un progetto molto ambizioso, un progetto sui libri bilingue tenuti da questa Valentina Rossini, è un progetto mirato alla letteratura bilingue, dove viene spiegata la natura dei libri bilingue, come utilizzarli in modo efficace, come lettura integrata durante l'apprendimento di una lingua straniera. Devo dire che è un progetto dove abbiamo avuto abbastanza insomma riscontri anche in fatto di future adesioni, perché abbiamo già iniziato a paventarlo e c'è molta gente insomma che è propensa, giusto appunto che ormai la lingua inglese sia a livello scolastico che lavorativo, parlo anche per me stessa, io a livello lavorativo lavoro in una multinazionale americana e quindi per noi tutto il giorno la lingua inglese è presente. Poi abbiamo il progetto di Desidera Ragazzi, che questo è un progetto che c'è ogni anno. Quest'anno vorremmo aderire a questo specie di progetto che vorremmo improntarlo di sera e nel bosco, proprio per dare un'esperienza interattiva a 360 gradi ai ragazzi. Nell'estate ci saranno delle rassegne teatrali, anche quelle molto ambiziose, con la collaborazione di un ex insegnante che è veramente molto, molto bravo, molto sul pezzo, che è Stefano Locatelli. E poi abbiamo insomma appena fatto da poco la riunione con la rete bibliotecaria bergamasca per quanto riguarda gli sviluppi del 2021, la fascia 2021-2023. Quindi il rinnovo di quelli che sono i servizi tradizionali, quindi la catalogazione, l'interprestito, eccetera.
e poi eventualmente anche l'allargamento di quelle che sono insomma l'adesione agli enti sostenitori, quindi si cerca sempre qualcuno che sostenga la rete bibliotecaria e anche, nel caso enti aderenti come possono essere musei, istituzioni scolastiche eccetera. Quindi di base questo è quello che noi si è pensato insomma per il 2021-2023. In ultimo ogni anno partecipiamo, e questa è una cosa molto importante perché arrivano soldini da quello che è il Ministero, cerchiamo sempre di partecipare per ottenere questo contributo MIC, ovvero è un contributo che il Ministero elargisce per predisporre l'acquisto di libri destinati ovviamente alle biblioteche. Quindi ogni anno siamo sempre riusciti, e anche quest'anno ovviamente cercheremo di portarlo a casa. Almeno San Bartolomeo ha una conformazione paesaggistica e una ricchezza storica, unitamente almeno San Salvatore, tale da attrarre turismo sia dall'estero che dal territorio italiano e non solo. Abbiamo notato anche una crescente preferenza da parte dei nuovi nuclei familiari di trasferirsi qui, complice ovviamente anche l'ottima disponibilità di servizi infrastrutturali, percorsi nel verde, e le recenti migliorie degli spazi adibiti ad attività sportive e di svago. Nella qualità di delegato del settore ecologia e ambiente, ci puoi dare maggiori dettagli su cosa a breve troveremo di nuovo sul territorio e quali progetti prevedete di attuare? Il nostro territorio effettivamente ha una ricchezza storica tale da attrarre turismo sia estero che italiano. Infatti il comune di almeno San Bartolomeo è bandiera arancione. Bandiera arancione è un riconoscimento di qualità turistico-ambientale che è conferito dal Touring Club italiano ai piccoli comuni insomma dell'entroterra italiano, che si distingue per offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. Devo dire che durante il periodo pandemico molte famiglie si sono trasferite in quel di Almenno, e soprattutto nelle zone più periferiche, quindi anche Albenza, la parte alta, eccetera. Il loro trasferimento è dettato appunto di vivere nel verde, è dettato dal fatto che insomma ci sono degli spazi, e principalmente anche per una vita più sana, memore insomma questo Covid, che effettivamente soprattutto per quelle famiglie che si sono viste vivere questo Covid in ambienti chiusi, senza uno spazio per stare all'esterno eccetera, quindi questa cosa ha giovato. Infatti noi, per quanto riguarda il discorso della crescita demografica, non abbiamo avuto un calo, ma al di là ovviamente purtroppo delle morti per Covid, ma c'è stato un pareggio se non un leggero aumento. Per rispondere alla domanda sulle prospettive future, sicuramente e come già insomma pubblicizzato insomma in modo abbastanza incisivo, si troverà la nuova piazzola, questo nell'arco temporale più o meno di un anno. Sarà una nuova piazzola che nascerà ovviamente sul territorio di Almenno, sul confine tra Almenno, San Bartolomeo e Barzana. Direi che, usando le parole che il nostro sindaco Frigeni usa solitamente, è un ottimo gol, è un buon gol, perché ovviamente 6.500 abitanti, direi che insomma era anche ora che si facesse insomma questa piazzola. I progetti che vorrei attuare sicuramente sono quelli della raccolta puntuale, dell'esternalizzazione, della gestione del servizio Tari. È un progetto molto ambizioso che sulla biodigestione anaerobica a dimensione di comunità. È un buon progetto, è un progetto che a lungo andare ripaga, e spero insomma di riuscire nell'ambito. E cosa prevede? Mi hai incuriosito. Ecco. Allora, questo è una biodigestione anaerobica a dimensione di comunità. È un'azienda leader di Treviglio, dove loro hanno iniziato questo percorso che può essere ovviamente, come posso dire, sfruttato soprattutto dalle società che fanno il porta a porta, come potrebbe essere nel caso nostro GECO piuttosto che Ecoisola, insomma per altre realtà, 2A, insomma chi è in questo campo sul servizio della raccolta rifiuti. Perché la raccolta rifiuti al giorno d'oggi diciamo che è un servizio che va molto e pesantemente a incidere su quello che è i soldi del cittadino.
Invece questo è un progetto dove va invece a sviluppare sulla base di un riciclo di rifiuti, di un determinato tipo di rifiuti, va a sviluppare quello che è la produzione di energia elettrica, quello che è la produzione anche di biocomposter, perché è un biocomposter naturale grazie al conferimento magari, non so, dalle aziende agricole, ai concimi, insomma, le deviazioni degli animali, eccetera, eccetera, e anche da parte della cittadinanza. Quindi è un'autoproduzione, ma con questa autoproduzione ovviamente si abbattono quelli che sono i costi della Tari. Dico che è un progetto molto ambizioso perché è un progetto molto costoso, fra virgolette, ma andare alla fine poi... Inizialmente costoso, però poi... Nell'arco di 2 anni le statistiche ormai appurate per chi ovviamente ha già fatto una gestione di questo genere sono praticamente ammortizzate. Quindi interessantissimo. Sì, è molto interessante, veramente una cosa a cui tengo molto, perché sono contenta che tra l'altro un nostro concittadino mi ha indirizzato a questa riunione dove io ho partecipato, e io sono uscita da quella riunione dove volteggiavo, ma volteggiavo nel senso di dire che ho pensato finalmente c'è qualcuno ancora che ci tiene, che alla fine insomma guarda quello che è la natura, rispetto e poi insomma, anche perché hai visto la potenzialità, e anche perché c'è il discorso della potenzialità soprattutto monetaria, perché ripeto la Tari al giorno d'oggi, poi con la rivoluzione che c'è stata sui calcoli, poi la collega al bilancio insomma ne ha già parlato nelle vecchie interviste, insomma non è da poco. Bene, tienici aggiornati perché volentieri. È un argomento che vogliamo seguire come Lemini News. E adesso arriviamo alla domanda fatidica, quella che facciamo ogni volta che intervistiamo un assessore o un consigliere, è: quale è il sogno nel cassetto di Sabrina Castelli, cittadina, e Sabrina Castelli, impegnata attivamente nella giunta Frigeni? Allora, il sogno nel cassetto come cittadina sicuramente avere degli spazi per gli adolescenti, perché effettivamente sul territorio abbiamo qualcosa ma non è poi così ben mirato, e sappiamo che gli adolescenti al giorno d'oggi hanno bisogno di un punto di ritrovo dove effettivamente poi, come posso dire, devono fare aggregazione. Per quanto riguarda invece Sabrina Castelli impegnata attivamente nella giunta Frigeni, devo dire che è quello appunto di attivare quel progetto ambizioso di cui ho parlato prima, è l'installazione in sé di un impianto mini biogas che alla fine produce quello che sono l'energia elettrica, l'energia termica e anche biocomposter che possono essere utilizzati sul territorio. Quella è una cosa che veramente mi piacerebbe portare a termine entro la scadenza del mio mandato. Bene Sabrina, noi speriamo di rivederci ancora per un futuro aggiornamento, per raccontarci un po' della tua importante attività che svolge all'interno del territorio di almeno San Bartolomeo, nella giunta, e ti ringraziamo per l'intervista. Grazie a voi, ben volentieri, ho fatto questa bella esperienza, insomma, fa parte anche questo. E grazie anche a voi, cari amici di Lemine News e Visit Lemine, per aver seguito questo reportage, ricordandovi che potrete trovare tutte queste interviste nel nostro canale YouTube e seguire ovviamente le varie notizie su Facebook e sul nostro canale Instagram. Grazie e ciao.